Dopo tanto attendere, finalmente il gran giorno è arrivato, il giorno della presentazione dell'aeroplanino Vincenzo Montella. È stata una settimana di passione, una settimana travagliata, una settimana di tira e molla, una settimana che però ha portato finalmente a una conclusione positiva. Vincenzo Montella è il nuovo allenatore della Sampdoria. Con diciamo che entrambe le parti hanno fatto, tutte le parti hanno fatto un passo indietro, sia Vincenzo Montella che si è decurtato lo stipendio, la Fiorentina ha rinunciato a una parte della clausola rescissoria, quindi alla fine tutti contenti e tutti felici. Stamattina è il giorno ufficiale, conferenza stampa alle 11 qui dal centro sportivo Gloriano Mugnaini di Bogliasco. Alle 15 invece Montella dirigerà finalmente il primo allenamento della sua, speriamo, fortunata carriera. Qualche simpatico siparietto come Valerio Staffelli, che ha consegnato il tapiro d'oro a Walter Zenga, allenatore uscente, e il presidente Massimo Ferrero, che è arrivato qui stamattina alle 6 con treno più auto pur di non pagare 1000 euro di aereo, e ha ragione perché gli aerei sono veramente cari. Si faceva una discussione così, tra l'altro a microfoni spenti. Quindi da Bogliasco è tutto, comincia questa nuova avventura. Per Antenna Blu, Luca Cevasco. Presidente, buongiorno. Ciao, buongiorno. Vedo che il tempo si è fermato. Il signor Vincenzo Montella, sapete tutti chi è, qualsiasi parola dico, forse è una parola sbagliata, una parola giusta, non lo so. So solo che lo ringrazio di cuore, perché lui è un vero talento, e non lo dico io, lo dice la storia, e ha scelto, dopo varie proposte, ha scelto il cuore, la passione e l'amore per questi colori. Almeno io così l'ho interpretata, perché ha rifiutato di andare nei grandi club mondiali. No, le sensazioni sono quelle che naturalmente sembra che il tempo non si sia fermato. Da parte mia c'è grande entusiasmo, c'è anche un pizzico di emozione, per un attimo è passata davanti la vita, ma quello che rappresenta per me la Samp, insomma, è abbastanza palese, è qualcosa che ho voluto fortemente, ho voluto dal primo giorno in cui ho iniziato questa avventura con i giovanissimi nazionali. Il mio sogno è sempre stato quello di un giorno allenare la Samp, fosse anche solo per un giorno, quindi ci sono riuscito, ringrazio il Presidente, insomma gli addetti ai lavori presenti che hanno contribuito, quindi adesso sì, va dimenticato il credito, la passione, bisogna tuffarsi nel lavoro, e non vedo l'ora di iniziare, perché credo oltretutto che la squadra sia un'ottima squadra, di un buon livello, e che insomma mi piacerebbe conoscere il prima possibile. No, noi dobbiamo divertirci attraverso i principi di gioco dettati anche dalla società, i principi di sport soprattutto che pretendono i tifosi della Samp, perché mi hanno insegnato questi veri valori dello sport, quindi sicuramente le basi ci sono per intraprendere un percorso comune insieme. A me, io sono una persona particolare, credo che in quanto sono prestato al calcio, perché ci sono arrivato dopo, come già detto, tante offerte di squadre, sono arrivato alla Sampdoria per i colori, per l'amore che mi piaceva da sempre. Zenga è stata una decisione che io non sono un istintivo, lo sapete. Ho capito che Zenga, essendo una bravissima persona, ho capito che non aveva le mie ambizioni, oppure le aveva ma non le aveva inespresse, e non avevo, se questo che lei vuole dire, io posso dirle solo una cosa, che una sera di tantissimi mesi fa ho incontrato Vincenzo a Firenze, e lui non mi ha mai parlato. E io ho rispettato, perché è una persona seria, essendo un tesserato della Fiorentina, non parlava con nessuno. Noi siamo andati a cena, che nodo, ma non abbiamo mai parlato di niente, perché
lui è una persona seria e non è che avevo, come qualcuno dice, il contratto in tasca. Ci siamo guardati negli occhi Zenga, ho visto che non era l'uomo per me, punto. E io credo, non credo molto nei modi di gioco, credo soprattutto nei principi di gioco, quindi io dovrò imparare a conoscere la squadra, soprattutto l'anima dei calciatori, e poi si deciderà. Quindi non è detto che inizieremo con un modulo e sarà quello per sempre. Sicuramente la mia idea, partendo dall'ottimo lavoro che ha fatto Zenga, lo dico senza alcuna parola di facciata, partiremo dalle basi su cui ha lavorato Zenga, assolutamente, perché avrò 2 giorni di tempo probabilmente e basta per preparare una partita con tutti gli effettivi, perché tornano dalle nazionali, quindi la base di partenza sarà sicuramente il lavoro che ha svolto Zenga fino ad oggi. Poi col tempo vedremo quale sarà la disposizione migliore per i calciatori. L'affetto, per non dire di più, tra me e la Sampdoria e viceversa è abbastanza forte, lo è stato sempre, ma l'hanno dimostrato soprattutto, non ricordo benissimo se l'anno scorso o 2 anni fa, dopo una vittoria da avversario, che mi hanno riconosciuto un applauso lungo e affettuoso, e questo mi ha colpito ulteriormente rispetto a quello che rappresentano per me i valori della tifoseria della Sampdoria. Quindi mi responsabilizzo un po' di più, ma non mi distrae assolutamente. Il mio lavoro è sul campo e devo svolgerlo al meglio. Magari aggiungo, interpretando il pensiero del Presidente, cioè quello che poi ci ha spinto moltissimo è proprio la passione dei tifosi della Sampdoria. Devo dire la verità, noi siamo, ogni volta che andiamo alla partita siamo commossi, e questo ci ha dato maggior forza per portare Vincenzo qua, proprio per ringraziare i tifosi che sono così vicino alla squadra. Insomma. A questo proposito, intanto ciao Vincenzo. Ma voi pensate, chiedo scusa, 2-0 perdevamo contro la Fiorentina al 91esimo e questi ragazzi ancora gridavano, c'è tutto, ho sentito, mi sparo una cosa, va, Ferrero faccio un gol, io la palla ho vista la riorda qui. Ma io sinceramente come allenatore non mi sento superiore alla Sampdoria, quindi io sono felicissimo di essere qui e il mio intento è quello di crescere insieme alla squadra senza porci limiti, guardando a quelle che sono le nostre possibilità. Io voglio migliorare come allenatore, voglio farlo e penso che questa sia la società giusta perché mi possa permettere intanto di venire al campo in un posto di lavoro sorridente, quindi già questo vale più di ogni altra cosa. Sono un signore fortunato che quando vedo un obiettivo ci lavoro col cuore, con la passione, e poi la fortuna e la mia audacia e la fortuna mi ha sempre aiutato, perché vuol dire che vado a proporre in base alle situazioni dei progetti importanti, perché altrimenti senza idee non si va da nessuna parte. Cosa in cui credo. A me questo mi ha sempre aiutato, la voglia di fare, di lavorare e di migliorare la qualità della vita. E comunque, scusi Presidente, cioè se Vincenzo è qua è perché ha valutato la rosa e quindi pensa di fare un buon lavoro, quindi diciamo poi la miglior risposta a tante domande, a tanti dubbi e a tante cose è che Vincenzo è qua, siccome è un professionista serio, quindi sa, poi lui avrà la conduzione della squadra, ma ha valutato bene insomma prima di venire. Ma l'obiettivo, quello che mi è stato detto, è quello di cercare di essere la parte sinistra della classifica e di fare... Un po' minimalista. No, di base, io non sono così convintissimo che la classifica sia buona, perché altrimenti se fosse stata buona probabilmente non c'ero io qui, e quindi bisogna crescere, avere ambizioni, ma anche essere ancora della realtà, quindi questo è quello che penso. C'è soddisfazione perché la squadra sta portando avanti i principi di gioco su cui abbiamo lavorato tanti anni, e poi io preferisco avere o ad ammirare un allenatore che fa meglio di me in termini di risultati piuttosto che in comparazione a vedere me stesso che ottengo i risultati inferiori a quelli che ho ottenuto. Quindi complimenti a Paolo Sosa, c'è un ottimo rapporto con lui e niente, chiusa qui. No, io ho sempre preferito che mi dessero del tu, possono chiamare come gli pare, perché rispetto credo che si dimostri
rispetto dei ruoli, soprattutto che si dimostrino nei comportamenti, sia da parte mia che da parte loro. Io so, c'ho un ruolo, ma non mi dà assolutamente fastidio, anzi mi dà quasi fastidio il contrario. Io sono molto ambizioso, lui è molto bravo, è noto, ha scelto, ripeto, di stare con noi, per cui se ne facciamo due è meglio. Mi agevolo così, perché secondo me la relazione deve essere un po' diversa se vuole mettere in difficoltà l'allenatore. Più che un punto o due in più dell'anno precedente, bisogna avere un posizionamento di un maggiore rispetto all'anno primo, voglio dire, bisogna arrivare prima dell'anno successivo. Infatti, una posizione in più piuttosto che un punto in più, perché a volte puoi fare più punti e avere una posizione di classifica inferiore, quindi... No, ma dato che lui arriva sempre quarto, se arriva terzo magari... Però posso aggiungere... Posso aggiungere... Va bene tutto. A quello che fa Vincenzo, io sono talmente... lo stimo talmente tanto, ripeto, per la sua serietà e perché è venuto qui pensandoci bene e ha scelto noi, ha scelto la Sampdoria. Poi metteremo una canzone dei Baglioni, ma ricordate, stava facendo C'era l'avvocato Romeo. Sì, no, volevo solamente aggiungere, perché sennò poi dopo nel calcio si guarda sempre i punti, i risultati, il posizionamento della classifica, invece la scelta di Vincenzo è proprio, nelle parole che ha detto lui, una crescita della società, la Sampdoria, che non sia, diciamo, costante nel tempo, perché questo poi dopo, se no poi uno viene sempre giudicato in base al risultato, invece noi vogliamo fare un percorso di crescita, perché Vincenzo penso abbia capito quali sono le nostre intenzioni come società, e quindi da questo punto di vista noi vogliamo che Vincenzo faccia crescere la squadra sulla base di valori di gioco importanti. A me non piace fare messaggi in generale, lo sapete. Però il legame è forte con i tifosi della Sampdoria, mi conoscono perfettamente, come ho detto prima, i loro valori di sport e di divertimento, che poi appunto non è altro il calcio che uno sport e un divertimento, ci avvicinano molto, quindi sicuramente saremo vicini, da parte mia e da parte del mio staff ci sarà la massima partecipazione per fare al meglio il nostro lavoro, e naturalmente sono certo, come è sempre stato in questi anni, i tifosi sapranno stare vicino alla squadra in qualsiasi momento, talvolta anche nei momenti di difficoltà, come è successo, se non di più, ecco. Quindi il messaggio è quello di divertirci insieme e di provare a divertirci insieme. Bene. Okay. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Si è appena conclusa la prima conferenza stampa ufficiale dall'allenatore, da neo allenatore di Vincenzo Montella. Tutto l'assembramento che vedete alle mie spalle, perché è appena apparso Massimo Ferrero, che ha finito la conferenza stampa, quindi come una sorta di papa viene acclamato. Insomma, come si diceva, tutte le parti sono giunte a miti consigli, e quindi da oggi Vincenzo Montella è il nuovo allenatore della Sampdoria, con il suo staff Daniele Russo, allenatore in seconda, Nicola Caccia, collaboratore tecnico, ricordiamo, già ex giocatore del Genoa, allenatore fisico Emanuele Marra, addirittura un analista dei match che è Simone Montanaro, e via. Sono sei collaboratori, quindi come ha detto il presidente Ferrero, è molto meglio investire nelle strutture e sul campo piuttosto che in figure dirigenziali magari di raccordo. Questo ha detto. Due cosine simpatiche, Massimo Ferrero è qui alle mie spalle e adesso sarà dato in pasto ai tifosi. Oggi alle 15, come si diceva, primo allenamento ufficiale diretto da Vincenzo Montella. Da Bogliasco è tutto, per Antenna Blu, Luca Cevasco. Grazie.